Noi abbiamo presentato questo ordine del giorno perché abbiamo la necessità di dare delle deroghe ai criteri organizzativi e ai requisiti previsti a causa della pandemia, ampliando ulteriormente quelli richiesti per svolgere la funzione di educatore professionale, estendendo i termini delle deroghe fino alla saturazione della differenza tra l'offerta e la domanda di lavoro di queste professionalità. Ricordo che gli standard organizzativi, cioè il numero degli operatori e i relativi titoli dei servizi, è esclusiva competenza della Regione Liguria e quindi non abbiamo bisogno di far riferimento alle normative speciali per il Covid. La situazione però con il Covid si è altamente peggiorata, perché si sono rallentati i processi formativi ed è aumentata la domanda di educatori, in quanto durante il Covid le strutture hanno diminuito il rapporto tra minori ed educatori. Ci è stata fatta presente questa esigenza da molti comuni e anche da enti del terzo settore, che lamentano addirittura la difficoltà di tenere aperti o aprire nuovi servizi educativi a causa della carenza di educatori professionali. Da lungo tempo i servizi educativi relativi alla delibera 22/2015, compresi quelli residenziali e semiresidenziali, e i criteri previsti dalla DGR 535 del 2015, compresi quelli educativi individuali e territoriali, sono in difficoltà, perché mancano operatori con il titolo di educatore abilitato a svolgere tale professione. Abbiamo allora immaginato da una parte di chiedere che Regione Liguria assuma le proprie determinazioni, sia sul piano legislativo che sul piano amministrativo, per rispondere a questa necessità. E abbiamo chiesto nell'ordine del giorno anche di attivarsi presso il nostro Ateneo, l'Università di Genova, che dovrebbe garantire da un lato l'apertura nei prossimi anni accademici di aumentare i posti attualmente previsti nei corsi relativi ai titoli abilitanti e alla figura professionale. Questo in realtà non solo per i servizi educativi, ma altra questione da anni aperta per i servizi sanitari e sociosanitari. Confidiamo che la maggioranza condivida questo impegno, che potrà poi essere tradotto dalla Giunta. Mi spiace che non ci sia l'assessore Cavo, che è deputata a queste funzioni. Sono curioso di sapere qual è il parere della Giunta.